Ripristino danni mareggiata del 2018. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nella sua funzione di commissario straordinario per l'emergenza, ha destinato al comune di Santa Margherita Ligure quasi 10 milioni di euro del piano di riparto dei fondi di protezione civile per l'annualità 2020. Complessivamente, unite ai fondi del 2019, che ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro, Santa Margherita Ligure ha ottenuto circa 18 milioni e mezzo di euro. Sono molto soddisfatto di questo intervento, è segno che i provvedimenti legislativi, quando ben costruiti, hanno effetti importanti sul territorio, sulla sicurezza della vita dei cittadini e anche sulla, su quel rammendo delle nostre infrastrutture che è così prezioso e così in ritardo. Da quel 29 ottobre non ci siamo mai fermati. Con grande impegno dell'amministrazione, degli uffici comunali di Santa Margherita Ligure e degli enti sovraordinati che ci hanno dato il loro supporto, abbiamo proseguito per riuscire a completare i lavori di ricostruzione del porto e di messa in sicurezza della città. Terminati i controlli di sicurezza, è stato riaperto il parco di Villa Durazzo, chiuso dal 22 dicembre scorso a seguito del maltempo di quei giorni. Riaperto anche il cancello di Via Principe Centurione e resta interdetta l'area del vecchio mulino, zona dove si è verificato il cedimento di una porzione di terrapieno. Arianna Cariola, architetto sammargheritese di 47 anni, Diego Mecca, libraio sammargheritese di 48 anni, Flavio Gardella, ex farmacista, pensionato sammargheritese di 69 anni, sono i tre rappresentanti del comune di Santa Margherita Ligure nominati nel consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona P Istituti Riuniti. L'atto di nomina è stato firmato dal sindaco Paolo Donadoni. Circa 1.500 concorrenti hanno partecipato alla 15ª edizione della Mezza Maratona delle Due Perle, tornata sulla strada tra Santa Margherita Ligure e Portofino dopo la ricostruzione della carreggiata. A vincere la corsa, con il nuovo record della manifestazione, l'italiano Hot Money in 1 ora, 2 minuti e 24 secondi. Un'edizione, quella di domenica, che ha raccolto pareri favorevoli dai partecipanti e che ha dato il via ai grandi eventi 2020 di Santa Margherita Ligure. Una bellissima gara, poi fantastico il pubblico, ma anche gli atleti che corrono, quindi continuavano a incitarmi, quello è stato un bel aiuto. È stata una bellissima edizione, tanta gente, tanti partecipanti da tutte le regioni dell'Italia, ma anche veramente dei grandissimi atleti, tantissima qualità, un record che durerà sicuramente nel tempo. 60 Super Sport sono proprio il brand turistico sportivo con cui Santa Margherita vuole creare eventi sportivi e destagionalizzando il turismo. Abbiamo portato infatti già con questo primo evento tanta gente a Santa Margherita, proseguiremo poi con il Vela Festival, i Mi Games, il Miglio Blu e di nuovo la Portofino Bike. Sono dei momenti in cui si può apprezzare il nostro litorale, una costa bellissima, e sono i momenti in cui davvero lo sport riesce a essere valorizzazione della nostra terra, valorizzazione di questo mondo, di questo golfo, e valorizzazione turistica in senso pieno. Ha preso il via venerdì il corso di scrittura creativa in punta di penna, annuale appuntamento organizzato dai servizi bibliotecari di Santa Margherita Ligure. Un modo per stare insieme e per cimentarsi in diverse forme espressive. Quest'anno il corso ha un insegnante d'eccezione, l'attore e regista Pino Petruzzelli. Tutto è nel andare intanto a capire come hanno scritto anche altri. Poi iniziare a provare a mettere in piedi, per esempio, un monologo teatrale basandosi sulle interviste o sui temi che a noi stanno a cuore. Vedremo come possiamo portare a compimento un lavoro che va messo in scena e non va letto con gli occhi, va letto ad alta voce. Quindi questo è il gioco su cui lavoreremo in questi incontri. Grande partecipazione di pubblico per la prima conferenza Il mare, la casa del mare, parole di mare. A parlare della tragica regata Fastnet del 1979 è stato Franco Noceti. Tanti appassionati e curiosi hanno affollato il salone. Prossimo appuntamento a cura del Circolo Velico della Lega Navale il 15 febbraio.
Uno sguardo in chiusura agli appuntamenti in programma a Santa Margherita Ligure, cominciando da quello di venerdì 7 febbraio del progetto iCare all'Auditorium Santa Margherita. Comincia il mese Romantic Time con From Santa With Love sabato e domenica a Villa Durazzo. Il Tiguglio nella pittura, conferenza sabato pomeriggio a spazio aperto di Via dell'Arco. Sabato sera musica dal vivo al Circolo Arci Orchidea con i Odd Beholder. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.